questa iniziativa, che è un'iniziativa che vuole risvegliare le coscienze. Io penso anche che noi dobbiamo sostare sul dramma che irrompe nella nostra conferenza di oggi, il dramma privato che è destinato a restare invisibile, cancellato. Non esistono neppure i manicomi nei quali in qualche maniera uno poteva sentire i suoi cari come prigionieri di una necessità e fare riferimento a un luogo di reclusione, di sepoltura dei nostri affetti. Oggi non esiste neppure questo e dobbiamo tenere presente di come i familiari e le stesse persone che soffrono sono così, ma così drammaticamente sole, ma così drammaticamente rese invisibili, perché questa invisibilità della parte sofferente della società ha enorme ricadute su tutti noi. Io vorrei sottolineare l'esistenza di quello che chiamo zona grigia dell'umanità, che non è né l'apparente normalità in cui tutti viviamo credendosi più o meno contenti della nostra esistenza a torto o a ragione, né quella parte, diciamo così, folle delle passioni, no? Lacerate, che esistono pagando un grande prezzo, perché quello che noi chiamiamo soggetto psicotico è in realtà una soggettività viva, che pur di vivere si lacera, si frammenta, si dispera, ma resta in campo. Tra queste due condizioni c'è un'esistenza grigia e nessuno di noi ne può dire di essere incontaminato, immune, di una sofferenza che non trova nessuno spazio, neppure si rivolge ai servizi pubblici. E diciamolo pure una volta per sempre con chiarezza, chi di noi ignora che il più diffuso antidepressivo della società di oggi sia la cocaina? Non ne parliamo, non parliamo mai del disastro che esiste nel campo della cura psichica. Guardiamo sempre lo sguardo, guardiamo dall'altra parte e quello che ne vogliamo oggi, assumendone anche la responsabilità di aver taciuto per troppo tempo. In questo senso io dichiaravo solennemente il ritorno degli psicanalisti all'impegno sociale. E questo progetto è frutto del ritorno in campo di tante forze nel settore della salute mentale, della psichiatria democratica, della società italiana di epidemiologia psichiatrica, da tutte le associazioni che lavorano nel terzo settore, nel sociale, con tutte le contraddizioni, con tutti i limiti, ma spesso sporcandosi le mani per togliere la merda che noi non vogliamo vedere. Ritorno in campo quindi di tutte le forze oneste democratiche nel campo della cura, nella consapevolezza che non c'è democrazia se le persone sofferenti sono abbandonate. Che non c'è democrazia se una grande parte della società ha un'esistenza grigia, sedata in un modo o nell'altro, perché noi parliamo giustamente dei farmaci usati come sedativi, ma dimentichiamo che questa è una società di eccitazione e di sedazione dove si falsifica l'esistenza. Noi pensiamo di essere sani e che gli altri sono malati, che dobbiamo in qualche maniera aggiustare, come se il loro problema fosse biologico, come se gli esseri umani potessero essere considerati macchine biologiche. È un grande errore, perché a partire dal campo della salute mentale questo problema, questo modello di vivere assurdo si diffonde in tutta la società, tanto è vero che oggi si pensa che qualsiasi problema lo possiamo risolvere tecnicamente, che il lutto è una malattia, il lutto è una malattia da curare con un farmaco, che il soffrire perché abbiamo perso la persona amata, che abbiamo perso un amico, perché abbiamo perso
la nostra posizione nel mondo è una malattia che deve essere curata perché il nostro sistema biologico non funziona bene. Arrivando a dire da persone che coprono funzioni autorevoli, come il responsabile del Bambino Gesù, che quando viene interrogato sull'aumento dei suicidi degli adolescenti non ha altro che rispondere: sono malattie geneticamente determinate, in barba alla scienza, in barba all'epigenetica, che ci dice che non c'è un rischio di determinismo genetico, ma una co-determinazione, e per di più che non si può trovare la causa solo nell'ambiente o solo nel campo genetico, ma nella loro relazione. Ma perché non facciamo questo? Perché non facciamo vera scienza? Perché la vera scienza, che non è tecnica, che non è algoritmo, che non è calcolo, che ama la sorpresa e si apre al mondo, non va di moda, perché è complessa, richiede un investimento passionale, ha le sue contraddizioni. Non amiamo le contraddizioni, non amiamo il rischio. E questa società è veramente in grado di prendere cura del dolore umano? Non lo è per nulla. Quando noi denunciamo il regime monocratico che esiste oggi nella salute mentale, il modello biomedico, che pretende che l'essere umano è la sua biologia, che ha perso ogni contatto con le sue relazioni, con il suo essere nel mondo, che ha perso ogni contatto con il mondo, indifferente a quello che accade attorno a lui, quando stiamo in questa strada, quando denunciamo questo modello, non lo facciamo per portare conflitto o scontro all'interno dei nostri saperi, ma di ribadire che la monocrazia non va mai bene, che il destino della cura è multidisciplinare, è l'incontro di tanti saperi, che nessuno possiede la verità, che c'è l'esigenza di affrontare il problema economico dell'angoscia, dove i farmaci possono dare risposte contenitive, ma c'è anche la necessità di affrontare la questione della soggettività della persona che, pur soffrendo per qualsiasi motivo ereditario, sociale, microambientale, vive e sana in una sua parte che lotta, resiste per esprimersi, e noi gli dobbiamo dare spazio di espressione. Cosa noi pensiamo? Che possiamo continuare ad andare avanti con una relazione assurda tra dati di laboratorio, tra costruzioni delle case farmaceutiche, esseri umani che nessuno conosce chi sono, ma sono di fatto dei numeri, anche se sulla cartella clinica c'è un cognome? È possibile questa disumanizzazione della cura? È possibile che questo non colpisca la nostra civiltà? È possibile non considerare che questo sia un problema per la democrazia oggi? Io penso che la democrazia è la prima cosa che noi dobbiamo portare. La democrazia dove il fenomenologo, lo psicanalista, il cognitivista comportamentista, il farmacologo, colui che interviene per la reintegrazione sociale e culturale, tutti noi sappiamo il dramma di queste persone che sono staccate dalla comunità. Che democrazia significa reintegrare le persone, rendere le cittadine piene, non togliere i loro diritti politici e sociali. Ma democrazia significa anche che i servizi territoriali funzionino democraticamente, con l'incontro tra i saperi, dove nessun sapere può pretendere di conoscere la verità. Significa anche che si aprono la comunità, che si aprono non solo i familiari, ma si aprono anche al contesto di vita in cui le persone che soffrono vivono. Non devono essere servizi chiusi, devono essere dialoganti. Chiuderò con una ammonizione che ci viene da molto lontano e colpevolmente abbiamo lasciato cadere. In un famoso passo di Fedone, Socrate sta in prigione e sta per morire, aspetta di morire. E dice ai suoi allievi: c'è qualcuno che dirà, guardate le parole profetiche di Socrate, c'è qualcuno che dirà che sono le mie ossa, le mie giunture mobili,
e anche le mie innervazioni che mi hanno portato qui, invece di portarmi a Megara o Beozia nella via di fuga. E io dico, Signore, che senza queste innervazioni, senza queste giunture e senza queste ossa, io certamente non sarei qui. Ma se voi pensate che sono qui a causa di questi mezzi logistici della mia vita, vi sbagliate. Io sto qui decidendo di morire, come la mia città mi ha condannato a fare, non per le mie ossa, non per le mie innervazioni, direi, non per i miei geni, non per i miei neuroni, ma per la scelta del meglio, del giusto, per la ragione del vivere che non si riduce mai a una causa. È grande leggerezza pensare diversamente. Noi possiamo pensare che noi viviamo nel mondo a causa del nostro apparato logistico? Certo, non potremmo fare niente senza il nostro corpo, senza le estensioni dell'apparato logistico. Ma quando prendiamo una macchina per andare da qualche parte, il motivo per cui andiamo a incontrare l'amico, la persona che amiamo, o andiamo al nostro locale preferito, è la macchina che ci porta? Stiamo sbagliando molto e troppo, e stiamo sbagliando da troppo lungo tempo. Allora non litighiamo tra di noi, ma evitiamo le ideologie. Evitiamo i saperi che pretendono di possedere da soli la loro la verità, perché questo è sulla pelle dei pazienti e sulla pelle di tutti. Questo è il momento iniziale, andiamo avanti con convinzione. Ci sono fuori persone che protestano perché si sentono invisibili, e veramente sono invisibili, e se loro sono invisibili, noi siamo ciechi. E ditemi voi, qual è la cosa migliore? Grazie.